gioco. Abbiamo i migliori marcatori per Varese e Collins con 14 e per Biella Damon Williams con 12. Tutto pronto per questi ultimi 10 minuti di gioco. Il maestro Varesino con Fernandez che trova subito Farabello a chiamare lo schema a testa. Donatano Farabello marcato da Lollo Cercati. Arriva Uwe, la portando in blocco, vediamo se riusciamo a giocare a due. Il nostro ala, invece Varese pasticcio, trova una deviazione biellese, rimessa, tabellone dei 24 che verrà azzerato, quindi altri 24 secondi a disposizione Varese, nuovo blocco di Howell per Farabello, non faccia da due, Fernandez riceve Affan, salire da tre punti, sfida Smith, palla di nuovo Fernandez contro Garri, si butta dentro. Era buona l'azione ma pessima la conclusione da parte di Fernandez, che ha tenuto la palla come un'arancia in questa percussione. Giorgetti si butta dentro ma perde la palla, recuperata da Varese, subito Hafnar. Qui Howell trova Fernandez con un passaggio da playmaker e qua sono due punti buoni perché Fernandez aveva già appoggiato al tabellone ed è vietato l'intercetto una volta che la palla ha toccato il tabellone dei 24, quindi Varese più 5. Giorgetti contro Farabello, trova Damon Williams, su di lui Howell, cerca l'uno contro uno, lo vuole l'americano di Biella, trova il semigancio, se Folosha recupera il rimbalzo offensivo e realizza da 3 metri per meno 3 biellese. La Varese che non riesce a chiudere lo spazio sotto i propri tabelloni, concede spesso il rimbalzo offensivo, cercano spesso il gioco per Farabello e Howell, senza riuscire poi a concretizzare il pick and roll. E ora Hafnar riesce in percussione a trovare anche il fallo da parte della difesa biellese, da parte del numero 20 Smith, destro buono, quindi possibilità di 3 punti per Varese. E Antonio, permettimi di dire, oggi con Farabello in campo Varese esprime un gioco più fluido, un gioco migliore. Sì, è un gioco più ragionato, un gioco che un play attento come Farabello quando è in giornata può esprimere. È una Varese che deve stare attenta soprattutto al rimbalzo perché stiamo faticando, siamo sotto di 10 rimbalzi nel computo complessivo e potrebbe diventare determinata a fine partita. Questo qui gli arbitri non sanzionano nulla, si lotta sotto canestro, la contesa tra Fernandez e Damon Williams. A nostro parere il contatto in precedenza è stato scintille tra i due, hanno qualcosa da dirsi. Interviene anche Hafnar a separare l'argentino e l'americano, cioè, salgono i fischi del Parawirpo all'indirizzo del Colored biellese, prosegue la discussione a distanza con gli arbitri, si chiama l'arbitro, chiama a sé Damon Williams per parlargli. C'era anche precedentemente, non vi erano state scintille tra i due. Vediamo qua il momento dello scoppio con Gregor che va a dividerli e Damon Williams si sta a prendersela anche con Hafnar. Momenti di tensione in campo, subito fortemente smorzato da parte degli arbitri. Se Folosha rimette per Williams, ottimamente pressato da parte di Owen che sta giù sulle gambe, sa che il lungo atipico biellese è più rapido di lui. Di nuovo Biella cerca Williams che cerca di sfruttare la sua maggiore rapidità contro Owen e viene trovato libero dall'arco se Folosha, palla che non tocca neanche il ferro, tiro corto e Varese resta avanti, che viene chiamato minuto di time out. Vi ricordo anche l'appuntamento con Varese a canestro in onda il martedì alle 22 su Rete 55 e il giovedì alle 21.30 sulla 6. Appuntamento che su Rete 55 segue la differita della partita di Varese, mentre la gara tra Varese e Biella quest'oggi è tra il mondo eccezionalmente la domenica, di solito varie da repliche sono le 21 del lunedì. La Varese che sta dimostrando di soffrire particolarmente a rimbalzo, perché una formazione che se mi permette non ha dei lunghi da Eurolega, che sono frosini, che si è andato a Biella per concludere la carriera, anche se è un po' inglorioso dirlo. Garri che si deve rilanciare,
insomma non è proprio un pacchetto lungo temibile come poteva essere quello di Siena domenica scorsa. No, infatti, però è un problema che si ripropone dall'inizio della stagione, quello soprattutto del taglia fuori, non viene fatto correttamente, spesso e volentieri ci facciamo prendere in infilata e questi errori poi si pagano, soprattutto i rimbalzi sono un fattore determinante nelle partite punto a punto e noi in casa abbiamo bisogno di stare attenti a tutti questi particolari. Ripreso il gioco dopo il time out con Farabello marcato da Lollo Cercati, esce Garnetta a ricevere, si vede la marcatore Smith, non sfrutta il blocco da parte di Owen, la scarica allunga su Peake, una grandissima azione questa, un'azione di potenza a parte di Owen, partenza in palleggio e inchiodata meravigliosa, ragazzi qua un numero di alta scuola da parte del prodotto di South Carolina e qui ottimo Daniel Farabello che conferma che le sue sono le mani più rapide della Pampas e ruba la palla a Damon Williams che ancora lì a chiedersi chi è che gli ha portato via il pallone. Ora Hafnar sfrutta il blocco di Owell su Santa Rosa, non va col gioco 2, ancora il gioco 2 tra i ottimo, realizza il pick and roll ma Owell non riesce poi nonostante il fallo di Santa Rosa il finale dei punti. Qui un ottimo gioco 2 di Varese mentre spettacolare il replay dell'inchiodata di Rolando Owell e questo è il numero da NBA, Antonio. Sì, numero da NBA, sappiamo che Rolando Owell ha l'esplosività nelle gambe, nessuno dei lunghi di Biela riesce a tenergli testa in questo momento, poi se viene imbeccato con dei lob come Dio comanda possiamo dirlo, lui veramente diventa determinante. Vediamo se riuscirà a fare il percorso netto in lunetta, così è 2 su 2 per Owell che con un parziale personale tutto suo di 4-0 porta Varese a più 10, 6-2-5-2 quando mancano 6 minuti e 40 al termine dell'incontro. Ora viene fischiato a fallo molto probabilmente a Farabello da parte degli arbitri su Santa Rosa in posto basso, invece così non è, gli arbitri vedono l'infrazione da parte di Gregor Hafnar. Per Gregore il terzo fallo, gli arbitri che non hanno fischiato moltissimo in questa partita, questione falli tutto sommato tranquilla. Ora scivola Williams, quando bisogna dirlo stava iniziando a bersi la marcatura di Rolando Owell, ora scarico fuori per Farabello che decide di mettere ordine. Varese andrà con calma in questa azione offensiva, arriva Owell in un classico gioco a due. Ora Farabello marcato da Santa Rosa, vuole l'uno contro uno, trova lo scarico in posto per Owell che non riesce ad arpionare il pallone e poi la frazione di 24 secondi da parte di Varese, non riesce ad andare in porta questa azione offensiva. Rivediamo qui Owell che non riesce ad agguantare il pallone, la palla che scivola, sembra che abbia dentro un coniglio e poi scadono i 24 secondi. Palla a Biela, viene inquadrato Ramalli che fa le corna, di sicuro non le fa il pubblico, starà chiamando uno schema per Biela. Palla Johnson marcata da Owell, vediamo se sputerà il mismatch, non è così, la passa Gary che è marcata da Farabella, gli arbitri sanzionano il fallo a Daniel, effettivamente ci stava, ha infilato la mano da dietro e questo è un fallo che spesso gli arbitri non perdonano quando il difensore da dietro infila la mano davanti all'attaccante, anche se poi effettivamente non vi è contatto tra i due. Johnson fuori la linea dei tre punti, aspetta il taglio sotto canestro da parte di Smith che realizza da tre punti, porta Biela a meno 7, 5 punti da parte di Smith. Primo canestro dall'arco della sua partita dopo un lungo passaggio a vuoto per il biellese. Ora Hafnar cerca l'uno contro uno e raccoglie subito il fallo da parte del numero 20 biellese per il terzo fallo per Kendrick Johnson, rimessa dal lato lungo per Varese, Hafnar per Farabello, arriva ancora a giocare tipicamente in gioco 2 Owell con Farabello, vediamo insistito come cercano l'azione 2. Farabello arresta il palleggio ben marcato da parte di Johnson, triplonissima
dagli 8 metri da parte di Fernandez che non va a segno. Immaginiamo il boato del para Whirlpool se fosse andato a segno. Ora, ottimo giro d'ossale, resta il paese Smith, c'è l'anticipo da parte di Fernandez, riesce a mantenere in campo il pallone, ottima azione difensiva da parte di Gabriel. Ora Farabello a gestire il pallone quando mancano poco meno di 5 minuti, 6-2 Varese, 5-5 Biella. Farabello prova Gregor Hafner, libero, ottimo lo scarico in posto, giro, resta il palleggio, scarica fuori per Hafner da 3, è corto il suo tiro, poteva forse anche cercare l'uno contro uno Howell in posto. Ora percussione, ottimo sfoggio di tecnica da parte di Johnson che va a realizzare il meno 5 biellese, ma anche Varese qui qualche colpo ce l'ha, non è stata un'ottima difesa sulla play guardia piemontese. Poi vedremo, secondo te Magnano ributterà in campo il finale Collins, forse deciderà di affidarsi alla regia che adesso è stata migliore da parte di Farabella. Ma sai, Magnano ha tenuto in campo Farabello quando serviva un attacco ragionato, forse in un finale che si preavere punto a punto farà puntare sul quintetto con più punti nelle mani, con un giocatore come Collins che sappiamo essere esplosivo in determinati finali, e probabilmente potrebbe alternarlo con Farabello negli ultimi minuti per ottenere attacco ragionato e punti nelle mani. Questo sicuramente è una Varese che comunque finora i 35 minuti di gioco ha dimostrato di non riuscire a prendere il possesso della sua area colorata, non solo a livello di rimbalzi ma anche come controllo in fase difensiva. Molto spesso Biella riesce a entrare comodamente nell'area colorata. Sì, è troppo facile la penetrazione dal perimetro, l'area verniciata diventa vulnerabile. Juan Collins spesso e volentieri si fa battere sul primo passo, ma anche gli altri esterni. Oggi Afra non è riuscito con la solita grinta a sopperire a una mancanza di rapidità. Vedremo se nel finale un guerriero come lui insieme a Fernandez e magari un Sandrino De Paul potranno contrastare una Biella comunque pericolosa. Intanto rientra in campo con questo time out Juan Collins, eccolo il possesso del pallone, sfrutta il blocco di Howell, non va però al gioco 2, il rete riceve, passa sotto il posto per Howell che sfrutta il soffio. Qua c'era un netto fallo da parte della difesa biellese, non viene sanzionato, poi la palla finisce a Fernandez che raccoglie il fallo da parte di Frosini. Vediamo il replay e guardate qua, Howell si gira, va in penetrazione, secondo noi qua il fallo da parte di Frosini o di Garry c'è sicuramente, non erano assolutamente fermi due lunghi dell'Angelico. Vediamo intanto se riuscirà a capitalizzare il suo viaggio in lunetta Gabriel Fernandez, segno il primo, sbaglia il secondo, 1 su 2, 6-3 Varese, 5-7 Biella. Subito Johnson arresta il palleggio, la passa a Frosini, si deve la marcatura di Howell, riesce a ricevere Walter Santarossa, la passa di nuovo a Johnson, marcato da Garnett, riesce a liberarsi dalla marcatura e realizza la tripla Johnson. Marlon purtroppo sappiamo che non è un cagnaccio, non è un buon difensore, ma abbiamo bisogno della sua difesa in questi ultimi minuti per portare a casa i due punti. Ora Dewan Collins trova Garnett, arriva Howell a bloccare per lui, va a segno il gioco 2, tiro dalla media respinto dal ferro, il tiro di Howell e subito riparte Biella, palla che va a finire nelle mani di Gary marcato da Collins sotto il cambio di marcatore difensivo, che trova libero Santarossa che sbaglia il tiro, rimbalzo lungo e prende nelle mani di Dewan Collins con un passaggio dietro la schiena, si beve Frosini, entra in area, poi ci ripensa e saranno 13 secondi per Varese per andare al tiro, palla comunque ferma nelle mani del play. Abbiamo gioco insistito da parte di Collins, arresta il tiro dai tre punti, a segno da parte di Dewan Collins, 6 Varese vola in vantaggio 6-5-60, aveva pestato la linea del tiro da 3 e quindi Varese solo più 5 quando mancano 2 minuti e 44 al termine, c'è un nuovo time out. Questo Antonio è brutto insistere, però la palla è lenta, Varese ha una circolazione lenta di palla,
e viene acuita soprattutto quando in campo c'è De Juan Collins. Beh, l'avevamo detto, però bisogna anche dare merito a questo giocatore che con l'uomo gli ha sparato una bomba in faccia dall'arco dopo un palleggio insistito. E purtroppo bisogna prenderlo così, forse con il rientro di Bolzonella, che speriamo sia il più presto possibile, si potrà alternare un Collins in guardia, magari con guardia tiratrice, con un Garnett che può giocare dalla piccola. Insomma, si potrebbero prospettare nuove soluzioni tattiche con un attacco più ragionato insieme a Bolzonella e Farabello che si alternano in cabina di regia. Poi manchi che sarebbe un quintetto un po' piccolo con Bolzonella, Collins e Garnett. Vedremo insomma le alchimie che Bagnano penserà e studierà in vista del rientro di Federico. Dovrebbe essere per il 20 di novembre in occasione della gara interna contro la Snaidero Udine. Vedremo se i pronostici medici saranno rispettati o se il Bolzo dovrà stare ancora fermo ai box. Ripresa il gioco con Smith in possesso del pallone, cambio di marcatura difensiva di Varese con Fernandez, chissà come Smith. Smith scuscia via, Santa Rosa da tre punti, la palla era già dentro, ma poi la retina, il ferro decide che non deve entrare. Palla in possesso di De Juan Collins, con Varese più 5, 2-10 alla fine. Vediamo se Collins e Garnett riesce a liberarsi, viene fermato però il gioco dagli arbitri, viene colto un fallo alla difesa dell'Ese da parte di Damon Williams. Scambio nelle spine, esce intanto le spine dell'Ese, entrava Williams, il fallo era di Smith. Abbiamo commesso l'infrazione, ingannati dall'inquadratura della telecamera. Intanto sbaglia il primo tiro libero Marlon Garnett, californiano, ex Benetton Treviso l'anno scorso e Messina due anni fa. A segno il secondo libero, qui sei Varese a 120 secondi dalla fine. Il tersaggio dei fischi del Pala Whirlpool. Johnson resta il palleggio marcato da Owell e a momenti Bella non riesce a infilare ancora la difesa varesina con un ottimo passaggio a tagliare l'area scoperta, poi l'intercetto da parte di Fernandez, o meglio il disturbo di Fernandez, mette il pallone di carambolare sul campo di Garri e rimessa a Varesina con De Juan Collins. Esce Garnett a ricevere, subito tira sullo scarico, corto sul tiro, ma c'è l'ottimo rimbalzo da parte di Gregor Hafner che la passa a Owell. E sale altissimo il tifo del Powell, un minuto e mezzo di gioco scarso, più 6 Varese. È importantissimo questo possesso, Collins si butta dentro e raccoglie il fallo. Ovviamente da parte di Frosini, vediamo questa fallo di Frosini che sale a quota 4, quanto c'è anche Smith per Montecatini. E questo quando si permette un possesso importante, Varese l'opportunità di andare a più 8, quando manca 1 minuto e 15 potrebbe iniziare a mettere pressione sulle spalle di DDL, che si troverebbe con le spalle al muro. Sì, pallone d'oro, Hafner come al solito con grinta, con voglia, con caparbietà ha raccattato un rimbalzo praticamente strappandolo ai lunghi di DDL. Adesso bisognerà stare attenti, soprattutto bisogna stare molto concentrati ai liberi. Varese tira con uno scarso 60% stasera, mentre sappiamo che con Siena era stato determinante il 6 su 6 di Afro nei minuti finali. Quindi speriamo nei liberi di Collins e dopo controllo della partita e soprattutto del cronometro. Esatto. Viene inquadrato intanto J.R. Bremer, giocatore assente per infortunio. Dovrà sottoporsi a una radiografia di controllo e se tutto sarà a posto potrà iniziare la rieducazione del forte giocatore dell'Angelico Biella. Ma torniamo al basket giocato. Vediamo a segno il primo libero della linea della carità per De Juan Collins, lui che è un discreto tiratore di liberi. Vediamo se realizzerà anche il secondo. Così è più 8 Varese quando mancano 1 minuto e 15 al termine dell'incontro.
Johnson sfrutta il blocco da parte di Garry. Lui ora marca Fernandez, resta il palleggio. Garry subisce subito il fallo da parte di Dewan Collins. Il più piccolo forse prende dalla paura, commette subito fallo. Quarto fallo anche per il play varesino. Chiella però non c'è ancora l'opportunità di andare in lunette, in quanto Varese è solo a 43 falli di squadra. Johnson marcato da Howell, vediamo se cerca uno contro uno, forza il tiro a tre punti, lo sbaglia, un rimbalzo di Collins, uno dei più piccoli in campo, ma meno male per Varese. E questo, attenzione, Biella non fa fallo, poi decide Willis di fermare il cronometro quando mancano 47 secondi. E se Collins mette la pasta, permettimelo Antonio, potremmo dire mamma butta la pasta, perché per Biella non ce n'è più. Sì, non ce n'è più, come direbbe Dan Peterson. C'è già clima di festa al Pala Whirlpool, è giusto, perché questa gente se lo merita. È una squadra che ha delle ambizioni, deve stare concentrata, sa che non può sbagliare in casa. Fuori casa dovremmo andare a vincere le partite contro le squadre dirette pretendenti arrivare ai playoff. E quindi avanti così, Varese. Giusto della lunetta, quindi per dire titoli di coda in onda al Pala Whirlpool. Più 10 Varese. Un airball, la tripla di Damon Williams, quando mancano 37 secondi alla fine. Scusate, il Varese fissa al secondo posto in classifica, in compagnia di una tra Armani Milano e Montepaschi, in quanto domani ci sarà lo scontro diretto. Ora viene fermato il gioco per un fallo da parte di Biella. Con ancora un viaggio in lunetta da parte di Varese. Due tiri liberi per Dewan Collins, mentre Gannetto non è concorde, l'ultima decisione arbitrale, a segno il tiro libero, 7-1-60 per Varese, mentre si scatena la gioia dei quasi 5.000 del Pala Whirlpool, che anche quest'oggi hanno affollato il Linoltrini. Si butta dentro Johnson a segnare due punti che ormai valgono solo per il tabellino personale. Commette subito fallo lo stesso play biellese. Sarà quindi una Varese che metterà una processione in lunetta. Un po' inutile, ormai con più 10-23 secondi alla fine, solo un miracolo potrebbe consegnare la vittoria ai biellesi. Sbaglia il primo libero Gregor. L'attivo di Crani come un altro giocatore che però ha fatto le fortune del basket italiano, tale Gregor Fusca, che già da qualche anno gioca nel Barcellona della Liga ACB. Ora viene fermato ancora il gioco, è messo fallo da parte di Gabriel Fernandez, per lui è il quarto fallo. Siamo sul 7-3-6-2, sarà una rimessa da parte di Biella, perché è solo il quarto fallo di squadra di Varese. Smith in qualsiasi pallone si butta dentro, scara per Daniel Tabo Sepolosa, sbaglia la tripla ma raccoglie il fallo da parte di Gregor Hafner, quarto fallo da parte di Gregor. Sono tre tiri da parte di Tabo Sepolosa, svizzero di passaporto. A segno il primo tiro libero. Una Varese che dopo il primo mese di campionato abbondante si ritrova con 5 vittorie e 2 sole sconfitte, una delle quali opinabile contro quel di Roseto, contro una formazione in piena crisi. Un buon inizio per questa Varese. Sì, un buon inizio. Oggi ci voleva una vittoria perché era importante non perdere contro la diretta pretendente insieme a noi per determinate posizioni in classifica, perché con le grandi ci siamo sempre saltati, ma abbiamo fatto fatica con squadre che ci poteva stare battesimo anche fuori casa come Roseto per esempio. Ormai muore il gioco con la palla in mano a Marlon Garnett. Varese vince 73-65 contro l'Angelico Biella, sale a quota 10 punti e dà ancora una volta dimostrazione di forza davanti al proprio pubblico. Una partita che ha alcuni aspetti da rivedere,
come nella situazione di palla, ma sicuramente Varese dimostra che può essere protagonista e raggiungere il playoff, che è l'obiettivo della società. Una buona serata e buon proseguimento con i programmi di Rete 55 e La 6.